E bentrovati, noi siamo in compagnia di Bruno Solitari. Chiacchierate in riferimento a ciò che riguarda l'imprenditoria, ma non solo, lo sport, sicuramente in Sardegna. Siamo al centro sportivo Monteoro. La domanda che voglio fare ora al signor Solitari, che è qui al mio fianco, in casa sua, in questo bellissimo centro sportivo, è questa. Lei ha parlato all'inizio della nostra intervista ha detto la casualità di eh, entrare e, e prendere in mano questo centro sportivo, però lei ha smesso anche di fare il presidente di calcio della Polisportiva sono... Ittiri, però scusi le faccio una domanda, eh. cioè, non è che lei ha proprio 25 anni, 30 anni? Praticamente eh, a proposito mm. di imprenditoria, crisi, sport e quant'altro, eh, lei si è rimesso in qualche modo in gioco? In, mi sono rimesso in discussione, ma questo fa parte del carattere, non... Se non fosse stata questa iniziativa probabilmente sarebbe stata un'altra... Un un cioè, quindi lei cioè, dice, io, io metto in gioco... Sì, 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 io credo che è una, è una base fondamentale di vita. Non è che uno lo faccia perché è bravo o perché abbia particolari prerogative. Io, Come si dice dalle mie parti, l'uomo è un animale. Di dove Più, lei? Io sono di Tivoli, un paesino vicino a Tivoli, di Vicovaro, e anche se sono 45 anni che vivo a Sassari. Per amore è venuto qui in Sardegna mh, dicevo, per lavoro? Sono venuto per lavoro, sono un emigrante a rovescia, sono venuto ah, a, a, lavorare, a lavorare a Sassari con la telefonia, dipendente della Sielte per tanti anni e poi ho lasciato la, 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 la Sielte per mettermi in proprio. Però dalle mie parti si dice l'uomo è un animale, più lo fai lavorare e più eh, lavora. Eh certo. E io dico proprio questo, che se uno ha la fortuna di fare un lavoro che gli piace sente la fatica ridotta di un centesimo proprio. Di un... E fare il lavoro che ti piace credo che sia la fortuna più grande della Terra. Ascolti, ma in questo centro sportivo, lo ricordiamo, siamo a Monteoro, non vogliamo fare pubblicità, ma tanto la pubblicità è comunque non da sulla nostra televisione e quindi benvenga insomma a parlare di questo centro sportivo che merita. Ecco, ma di tutto lo sport che si pratica qui all'interno di questo centro, qual è quello che lei predilige? Quello che domani porterà più fortuna al centro sportivo stesso? Non ce n'è uno che porta più fortuna, io credo che bisogna individuare nelle cose. Qual è il denominatore comune di tutte le cose? Allora io gli ho detto prima, sono un ex allievo salesiano, io ho studiato, mi sono diplomato dai salesiani e ho avuto la fortuna di fare, accatto, tutto, di fare tutto, <ride> sci eh, di montagna, basket, volley, non so quale sport non abbia fatto, non, non lo so. È chiaro che nel fare sport in qualcuno riesci meglio, in qualcuno riesci peggio. Però la cosa più bella è quando mi capita di accompagnare soprattutto dei giovani, ma anche i meno giovani, a visitare il centro un po' per Orgoglio, un po' per mestiere, un po' per. e sentire il campo di calcetto, che bello. E vedi che la gente si immedesima, ma poi dieci metri più avanti trova la palestra, e 20 metri più avanti trova la, la prima stazione del percorso vita poi trova il tennis, poi trova il basket e poi infine trova la piscina perché il giro è fatto in un certo modo, non ho mai sentito dire questo è meglio di quello. E ogni cosa che trova dopo dice che è meglio, quindi io credo che lo sport sia importante per chi lo pratica, ma è per questo che io dico che dobbiamo lavorare con i bambini, proprio perché possano provare tutti gli sport possibili. E fare infine quello che si confà di più per la crescita, per il carattere, per la tipologia strutturale e perché no, per le doti che in, ogn in ognuno di noi il nostro Signore mette. Insomma. Non si può essere convinti di fare aggregazione di giovani, anche se di eh, tipologie diverse, di aspetti culturali diversi, però i giovani hanno qualcosa dentro di loro che è la gioventù. La gioventù li aggrega. Ma non è, lei che, non è che magari lei dentro di sé è un po' salesiano, no? Un po' religioso, mm, tutto questo aspetto. Forse, forse, sì. La mia cultura viene da, dal mondo dei salesiani. Io, Quindi c'è un po' di Don Bosco ho, dentro sono, di lei? Ah, forse ce n'è tanto, <ride> ce n'è tanto perché eh, quando si supera la soglia delle, come diceva Dante. A, 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 nel cammino di nostra vita, a metà del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, cioè che crescendo con gli anni uno rivive il passato, vive forse, pensa di poter migliorarsi ancora, ma quello che ti hanno messo dentro viene fuori e rimane. Quello rimane, rimane comunque, è una sì. cosa che uno deve dentro... La solidarietà è qualcosa che uno a 60, 20, a 30, 80, 100... Si è convinto che è un bene della società la, società, la solidarietà la mette in essere poi certamente in varie forme, in varie misure, in, in, con varie capacità. Ecco, noi abbiamo ospitato. Per il vero una giornata molto bella dove ha partecipato un torneo di, di, di calcio, dove hanno partecipato gli artisti sardi, hanno partecipato i cantanti sardi, hanno partecipato so gli impiegati comunali, <ride> abbiamo fatto una squadra pure noi, abbiamo, ci avete perso, distrutto. abbiamo perso nonostante vi abbiamo vi avete distrutto. Perso, ci avete massacrato, cioè eh, vabbè, però, ha fatto una... Sì. Un... <ride> Comunque quella è stata una cosa, poi c'è da dire anche che un centro di aggregazione non può vivere solo di sport. Lo sport è una parte componente, è forte, è una componente forte, però eh, vive anche di altre cose. È finito sabato il decimo torneo intergremio, eh, a Sassari tutti sappiamo che cos'è l'intergremio, io ho scoperto cosa aggrega l'intergremio, migliaia di persone. Di ogni di estrazione sociale, di ogni. Fatto... Io, io approfitto, visto che sta parlando di intergremio, a questo punto approfitto perché noi abbiamo il 4 agosto, proprio una manifestazione importantissima, con l'intergremio al Vanni Sanna, questa grande eh, partita di solidarietà insieme alla nazionale dei Preti e a una rappresentativa poi del Comune di Sastri. Questa era una piccola parentesi che ho voluto aprire. 4 agosto, Vanni Sanna. È bene dirlo, è bene dirlo perché molto spesso. Io dico che la gente è più buona di quello che sembra. Molta gente, è vero che molti fanno finta, eh, girano la faccia per poter dire: Non ho visto, ma è altrettanto vero che una buona parte non sa. E allora, se queste manifestazioni, che pure sono eh, importanti, si eh, pubblicizzano, la gente si informa, io sono convinto che i risultati vengano. Perché? Chi di noi non ha avuto un momento di difficoltà nella vita? Chi può dire io non ho avuto un ah, momento beh, certo. di difficoltà? Ecco, se ognuno di noi potesse riflettere su una sua difficoltà, io non dico che non possa non capire quelle degli altri, ma non può non comprendere se un amico, se un collega, se un vicino di casa ha una difficoltà. Ecco, se eh, queste manifestazioni servono proprio... Come dicevano i latini, dottu oggi dai tu una mano a me, domani, domani do io diciamo. una mano a te. Io credo che la società ne guadagni in ogni senso. Allora viva l'aggregazione, in questo caso viva lo sport, viva il centro sportivo Monteoro e noi ringraziamo Bruno Solitari, ringraziamo tutti voi che ci avete guardato volevo fino dire, a questo momento. Prego. Volevo dire che oltre a tutti i campi c'è però anche un buon bar, una buona pizzeria, oh, eh, sembra... un buon ristorante. Se... No, perché poi c'è Nel quello senso che, dice... che anche a tavola ci si aggrega Hai Capito? Eh, perché... Poi dice quello... ah, vado a farmi una partita a calcetto oppure vado in piscina per dimagrire e poi invece sei fregato perché in realtà siccome qui si mangia anche abbastanza bene. Poi uno finisce che va al ristorante e tutto ciò che ha smaltito magari nell'arco della e giornata non lo è riprende il problema. No, no, per dimagrire non si viene, eh, diciamo si dimagrisce, ma bisogna anche mangiare perché fare sport significa certo, consumare. Certo. E allora vi ringraziamo, appuntamento e alla prossima puntata di ProDie giorno per giorno per raccontare tutto ciò che succede nella nostra isola. Arrivederci.